Radio Massimino, dove vi salutano Nicola Roggero e da Gianluca Pagliuca. La partita è quella tra il Catania ed il Bologna, sfida molto delicata in chiave salvezza. Il Catania attualmente ultimo in graduatoria a pari punti con la Siena, quota 12, ma rilanciato dal brillantissimo successo di Torino contro la Juventus nell'ultimo turno prenatalizio. Bologna che attualmente sarebbe salvo con 16 punti. Il lancio in profondità di Silvestre, si muove Mascara che scivola bene alle spalle di Lanna. Attenzione al movimento di Mascara, in area c'è Martinez, le finte di Mascara, va in mezzo, pallone che viene controllato da Viviano sul colpo di testa di Giama. Prima grande azione della partita dopo 4 minuti. Carboni, pallone dentro a cercare Mascara che prova a fare da torre, poi il tentativo da parte di Isco con bel riflesso di Viviano. Adesso Lanna di testa sul pallone diretto a Mascara, quindi Guana salta in mezzo al campo, tocca il pallone, favorisce però Giama, attenzione a Giama, la sua percussione, prova Giama, palla sulla traversa, chiedono il gol i giocatori del Catania, ma mi sembra che la palla non abbia varcato la linea. Lanna che prova ad alimentare nuovamente l'azione offensiva del Bologna, l'inseguimento del pallone da Hilton, ma è molto brillante Isco che poi sbaglia, quindi Di Vaio in area, ancora Di Vaio, sempre Di Vaio, prova Andujar, la migliore occasione del Bologna. Martinez prova ad andare via, è andato via Martinez, in effetti ha un paio di uomini, sempre Martinez, grande serpentina, prova a entrare in area Martinez, la sua battuta, Viviano, grande azione di Martinez, ottima risposta di Viviano. Pallone consegnato in mezzo con Carboni che lo gioca in direzione di Biagianti e ancora Viviano prova la deviazione in calcio d'angolo. Isco cerca ancora Alvarez, buona percussione di Alvarez che entra in aria, prova Alvarez, palla sul fondo e continua a non convertire il Catania, il tanto lavoro fatto. Rete dell'1-0, la gioia di Mascara su azione di calcio d'angolo, il Catania è riuscito a passare trovando un gol direi meritato per quanto il Catania aveva fatto nel corso di tutta la partita. Sì, è stata una bellissima palla e probabilmente Zenoni che lo mancava si è fatto anticipare, ha perso il passo e Spogli ha fatto gol. Si ferma Martinez, poi prova la percussione, ma nel frattempo è arrivato Zenoni. Martinez comunque ha un'ottima giocata perché recupera ancora il possesso di palla, sfugge a Zenoni, Martinez in area, prova Martinez, ancora Viviano che si oppone e Mascara aspetta che il pallone termini oltre la linea di fondo.